Benvenuti all'ascolto del notiziario locale, in studio Alessandro Ranieri. Tasse sui rimborsi degli alluvionati, ma solo per quelli onesti. È di ieri il caso di una signora che, avendo ricevuto 1.500 euro per i lavori eseguiti a causa della calamità, si è vista riferire dal CAF del proprio sindacato che su quella somma, che non copre tutte le spese sostenute, dovrà pagare le tasse. Non a tutti però è accaduto a Senigallia. Infatti ciò avviene solo se si è stati onesti, come spiega la CGIL. Se un alluvionato dichiara di aver ottenuto il rimborso, questo viene tassato. Se non lo dichiara, potrà prendere l'intera somma. Siccome le detrazioni dipendono da un ministero e i rimborsi da un altro, non c'è dialogo tra gli uffici. Solo se il cittadino comunica il rimborso, questo verrà tassato. Salti da brivido con gli skateboard al porto di Senigallia, dove gli appassionati del genere hanno consumato panchine e scogliere utilizzati come rampe di lancio. Non sono solo i danni a preoccupare l'ufficiale locale marittimo, sempre attento su ciò che accade nell'area portuale. Il timore principale è che qualche ragazzino finisca prima o poi per farsi male, lanciandosi da altezze esagerate o dalle scogliere, con il rischio anche di finire in mare. Con la bella stagione in molti hanno rispolverato lo skateboard e si divertono in maniera pericolosa al porto. E lutto in città per la scomparsa di Claudio Mazzanti, 87 anni, ex geometra, molto conosciuto e amato anche per il suo impegno nel sociale. Mazzanti, originario di Ostra, era stato insignito anche del titolo di Cavaliere del Lavoro. Vedovo e padre di tre figli, Lucia, Silvia e Marco, Mazzanti era stato per anni anche presidente dell'ANGET, l'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia. Il figlio Marco, attuale presidente della Croce Rossa di Senigallia, ricorda il papà come un grande professionista appassionato al mestiere di geometra, uomo di grande umanità, padre favoloso e nonno amato dai suoi nipoti. Sono quasi 2 anni e mezzo che nelle Marche abbiamo un tratto autostradale di 20 km tra Senigallia e Ancona Nord, di fatto non completato, pericolosissimo e teatro di numerosi incidenti, anche mortali. È la denuncia che viene dalle organizzazioni sindacali di Federagenti, che scrivono alla regione. Il tratto autostradale va migliorato. La situazione, si legge in un comunicato, va ad aggiungersi al ponte crollato nel tratto Porto Recanati-Ancona Sud. Eppure, come nulla fosse, il 1 gennaio 2018 sono scattati gli aumenti tariffari sul tratto marchigiano. Ed è per questo che la Federagenti Marche, sindacato degli agenti di commercio e promotori finanziari, in data 30 aprile 2018 ha chiesto spiegazioni dirette alla regione. Si svolgerà venerdì 18 maggio alle 21 nella sala del Consiglio Comunale l'incontro Rianimare l'ospedale di Senigallia e i servizi sanitari del territorio. L'appuntamento sulla sanità è organizzato dall'Unione Nazionale Consumatori Marche, il Comitato a Difesa dell'Ospedale di Senigallia e del Diritto alla Sanità e dall'Associazione Energie per Senigallia. Al centro le problematiche dell'ospedale cittadino. Continuano le riprese a Senigallia del film I nostri figli, che andrà in onda a novembre su Rai 1. È la stessa protagonista femminile, l'attrice Vanessa Incontrada, a raccontare tramite i social network il prosieguo dei lavori sul set sulla spiaggia di velluto. Su Instagram è stata la bella attrice spagnola a condividere un'immagine che la ritrae con gli altri protagonisti delle scene, Giorgio Pasotti e i due bambini che interpretano i figli di Marianna Manduca, la donna uccisa a Catania nel 2007 dal marito Saverio Nolfo, che aveva denunciato ben 12 volte. I tre figli vennero poi adottati dal cugino Carmelo Cali, interpretato da Giorgio Pasotti, e si trasferirono a Senigallia, dove vivono ancora oggi. Ed è tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.